Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, queste le notizie più importanti della mattina. In apertura la scoperta di un imponente traffico di animali destinati alla macellazione clandestina e alla successiva commercializzazione delle carni scoperto tra diverse province siciliane e Calabria. Sono 15 gli indagati. Svolta sui resti ossei ritrovati nel dicembre del 2020 in una ex diga del Palermitano, si tratta di Salvatore Mulè, scomparso da Campo Reale il 1 febbraio del 2006, al vaglio degli inquirenti, l'ipotesi che si tratti di un caso di lupara bianca. Rissa con accoltellamento a Marsala, nel Trapanese, qui durante un diverbio un giovane di 29 anni è stato ferito, raggiunto da un fendente alla gola, ora si trova in condizioni gravi all'ospedale Paolo Borsellino. Colpo di pistola contro la finestra di una palazzina di via Mario D'Aleo a Palermo, siamo nel rione Villa Tasca, vicino via la Regione Siciliana. Il proiettile ha colpito la persiana di una casa, ma non sembra aver raggiunto l'eventuale bersaglio. Indagini sono in corso. E rimaniamo a Palermo, dove si indaga per la morte di un clochard rinvenuto privo di vita in piazza Giachieri. Si tratterebbe di un ghanese di 55 anni, conosciuto come Christian. L'uomo presentava un taglio sul volto, disposta l'autopsia. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.unosicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.